Ed eccoci qua ragazzi, Stella in strada in compagnia degli chef che saranno poi gli artefici di questa manifestazione straordinaria. Sentiamo le voci degli organizzatori innanzitutto. Buonasera, Ernesto Curci, sono il coordinatore distrettuale di Stella in strada per quest'anno e insieme a Marco che è il segretario del coordinamento abbiamo già pensato da giugno di mettere insomma le capacità professionali di chef al servizio del prossimo, soltanto per dare diciamo un giorno con più umanità verso queste persone che aiutiamo. Fra i tantissimi ruoli di Antonio Ferrieri, questa sera sei in un ruolo particolare perché al di là dell'impresa lui fa anche opere, lo possiamo dire veramente ad alta voce, di bene. Questa sera Antonio Ferrieri. Buonasera a tutti, io volevo dare il mio supporto, la mia dimostrazione nei confronti di queste persone che qua vivono tutti i giorni con grossi disagi, essendo che io tengo due attività di fronte alla stazione centrale e tutti i giorni vedo il disagio di queste persone nel modo come vivono e mi sento in dovere che quando mi chiamano di intervenire nel mio piccolo, se posso dare un aiuto lo faccio ben volentieri. Grazie signor Ferrieri. Sono sempre disponibile per quello che posso nel mio piccolo per le persone che hanno bisogno. Stasera è bellissima la serata perché io dico sempre che ci sono tante persone per bene, solo che fanno meno notizia. E questo a noi non ci interessa, noi non vogliamo fare notizia, noi vogliamo sensibilizzare le persone, vogliamo coinvolgerli a fare delle cose belle insieme a noi come lo facciamo con Roberto Milano, con i Lions, con i Leo, con tutti quelli che ci vogliono stare e che stasera saranno qui presenti insieme agli artisti che fra poco verranno e intratterranno queste bellissime persone divertendoli. Buonasera a voi, sì assolutamente sì, una bellissima serata grazie ai Lions e al Club Leo, quindi una bellissima iniziativa quella di oggi. Siamo qui, ci mettiamo la faccia e le mani, bene, sì, per dare un sorriso, ci fa piacere. E siamo qui per quelli che forse non hanno tanto fortuna e noi li aiutiamo in questo percorso. È una musica speciale perché è musica per il palato. Ma sono gli spettacoli più belli, penso. Assolutamente, il palcoscenico più vero. Ma questa iniziativa va avanti da 16 anni grazie a tanti amici che rendono possibile la realizzazione di questa. È una iniziativa che si rivolge all'altrui bisognoso, chiedo scusa, metto gli occhiali, sono 16 anni che noi facciamo questo senza assolutamente toccare soldi, il nostro grande orgoglio è proprio questo e riusciamo ad essere presenti ogni giovedì alle spalle della libreria Feltrinelli e grazie a delle persone che ci donano pasti e generi alimentari riusciamo a soddisfare circa 200-250 pasti alla settimana.